Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, parliamo di Verona-Juventus perché dobbiamo affrontare un capitolo molto molto complicato. La Juventus batte il Verona, una partita molto complicata, non ben giocata dalla Juventus, ma che i bianconeri sono riusciti a portare a casa. Perché un'analisi molto complicata? Perché veramente, ragazzi, mi trovo in grandissima difficoltà. Da un lato c'è da apprezzare il risultato in sé. Come al solito su questo canale, quando c'è un'analisi, proviamo sempre a parlare prima del risultato e poi della prestazione, cercando un po' di dividere i due aspetti. Per quanto riguarda l'aspetto del risultato, è chiaro che è un risultato positivo, perché la Juventus resta a 10 punti dal Napoli, quindi comunque la vetta resta a 10 punti. In questo momento è una montagna difficile da scalare, in quanto il Napoli sta giocando un ottimo calcio e sta vincendo partite a ripetizione, sta esprimendo veramente un calcio meraviglioso, forse il miglior calcio in Italia, e quindi in questo momento raggiungere il Napoli sembra veramente un'utopia. Però la Juventus con questa vittoria sorpassa Inter, Roma e Atalanta. Quindi un colpaccio enorme da un punto di vista della classifica. Certo, poi dopo un paio di ore la conclusione della partita c'è stato Lazio-Verona e quindi il controsorpasso della Lazio che scavalca la Juventus, ma domenica abbiamo lo scontro diretto Juventus-Lazio all'Allianz Stadium e quindi c'è la possibilità per i bianconeri di risuperare la Lazio in classifica. Sarebbe veramente importantissimo per la Juve concludere questo anno con una vittoria contro la Lazio, un ottimo avversario, un grandissimo allenatore. Battere la Lazio sarebbe un'ottima dimostrazione di forza e quindi veramente ti presenteresti ai nastri di partenza a gennaio con una mentalità completamente differente, potresti affrontare una seconda parte di campionato completamente con un piglio diverso. Però, ripeto, le analisi positive finiscono qui. La Juventus batte il Verona, conquista 3 punti fondamentali, ancora una volta un clean sheet, quindi 0 gol subiti nelle ultime 5 gare, però ragazzi basta. Basta così, non vedo altri aspetti positivi tolti quello che ho menzionato. Nella parte conclusiva di questo video parleremo dei due episodi in maniera molto rapida. A me non piace parlare di Moviola, basti comunque pensare che questi due presunti calci di rigore reclamati dal Verona, regolamento alla mano, non c'erano entrambi. Però siamo la Juventus, ragazzi, siamo la Juventus, non possiamo minimamente pensare di rischiare così tanto contro un avversario come il Verona. Abbiamo affrontato il Verona che, statistiche alla mano, è uno dei peggiori team di questa Serie A. Bocchetti è un nuovo allenatore, è subentrato al precedente, quindi c'è stato un rimescolamento per quanto riguarda la panchina dei veronesi. Abbiamo un Verona che è in grandissime difficoltà a trovare la via della rete. Abbiamo un Verona che ha per lo più giocatori sconosciuti mai visti in Serie A, quindi giocatori che potrebbero o subire l'impatto della Serie A, nel senso che è difficile comunque venire da un altro campionato e subito venire catapultati in Serie A con un compito così complicato, salvare la squadra come il Verona, che ha perso Juric, ha perso comunque allenatori importanti e quindi è difficile adesso per i veronesi raggiungere i loro obiettivi. E poi ragazzi abbiamo anche altri giocatori che il Verona ha in rosa che in maniera molto palese non meritano la Serie A. Non meritano la Serie A in quanto sono calciatori veramente di modesto livello. Non puoi rischiare così tanto ragazzi, non esiste soffrire così tanto contro l'ultima in classifica e contro uno degli avversari peggiori che ti possono capitare in questa Serie A, nel senso di avversari meno preparati di questa Serie A. Eppure il Verona fa più tiri della Juventus, crea presupposti su presupposti per trovare prima il vantaggio e poi il pareggio. E conti alla mano, carte alla mano, dati alla mano, il Verona meritava ampiamente il pareggio. Dobbiamo essere onesti, la Juventus batte 1-0 il Verona, ma non merita questo risultato. Una Juventus che ha sofferto veramente l'ira di Dio, soprattutto nel secondo tempo. Una Juventus che non si può permettere di giocare con un tale atteggiamento rinunciatario. Abbiamo trovato l'1-0 con Ken, ma prima di questo 1-0 e anche dopo questo 1-0 di Ken abbiamo sofferto di tutto.
abbiamo sofferto di tutto. Abbiamo avuto un'occasione clamorosa, un paio di occasioni clamorose nel primo tempo per il Verona per trovare la via della rete. Abbiamo avuto l'occasione con Ken, che poi si è dimostrato comunque abile nel trovare la rete dell'1-0, seppur fortunato perché aveva calciato male davanti al portiere, ma era una bella ripartenza da parte della Juventus, imbucata di Milik a centrocampo per Rabiot, che aveva fatto un ottimo inserimento, e Rabiot ottima palla per Ken, che fa il movimento giusto a tagliare completamente fuori la marcatura del difensore, quindi la rete della Juventus è molto molto bella. Però ragazzi, veramente ci stiamo accontentando della miseria, della pochezza, della mediocrità. La Juventus, con il valore che ha, con i giocatori che ha, con i costi che ha a bilancio, non può permettersi di giocare così contro l'ultimo in classifica. A me uno degli aspetti che mi fa più arrabbiare di questo Juventus-Verona è proprio il fatto che la Juventus l'abbia studiata così, l'abbia preparata così. Una Juventus che faceva quei soliti passaggi, terzino, difensore centrale, terzino, difensore centrale, per poi cercare timidamente un approccio offensivo. Solo Fagioli, ragazzi, solo Fagioli al centrocampo cercava l'imbucata offensiva, cercava una giocata complicata. Ha perso anche alcuni palloni Nicolò, ma perché doveva fare sempre, ha cercato sempre di fare la cosa più difficile in quel momento, ed è uno degli aspetti che più mi piace di questo ragazzo, il fatto che lui prova sempre la giocata complicata, prova sempre a mettere in difficoltà la retroguardia degli avversari. Però ragazzi, non è possibile giocare con un approccio del genere. Una Juventus che schematicamente, tatticamente si era preparata per giocare così. Il Verona ha avuto il possesso della sfera nella prima parte del primo tempo, forse poi i conti sono tornati un po' nel secondo tempo. La Juventus alla fine ha vinto il possesso palla, ma quanto possesso palla difensivo ha fatto la Juventus e quanto possesso palla offensivo ha fatto il Verona. Questo, ragazzi, è il dato che dobbiamo andare a calcolare, a esaminare. Una Juventus che sostanzialmente ha prodotto quasi solo la rete dell'1-0. Poi dopo abbiamo avuto un altro paio di occasioni, Milik che nel primo tempo calcia da fuori aria, minuto 26 del primo tiro in porta della Juventus della gara. Abbiamo avuto nel secondo tempo un altro paio di cross, un altro paio di azioni offensive. Però ragazzi, veramente troppo troppo poco. Io non posso credere che la Juventus sia questa, non posso credere che la Juventus debba soffrire così tanto per battere il Verona, per battere l'ultima in classifica. È vero, nessun risultato è scritto, nessun avversario è facile da battere, tutti partono dallo 0-0, però ragazzi, quando ti chiami Juventus e vai ad affrontare il Verona, che è ultimo in classifica con dei dati raccapriccianti prima della gara contro di noi, ragazzi, io mi aspettavo molto di più. Mi aspettavo molto di più, soprattutto dopo la gara che abbiamo fatto contro l'Inter, dopo la gara che abbiamo fatto contro il Paris Saint-Germain, che a questo punto sono due fuochi di paglia, sono già esauriti come fonte principale. Quindi tutti gli aspetti positivi che abbiamo visto in queste due gare, due grandi vittorie, cioè una grande vittoria della Juventus e una grande prestazione della Juventus, quella contro il Paris, vengono tutti veramente buttati al macero con una prestazione veramente oscena, quella messa in campo dalla Juventus contro il Verona. Male, male, male. E infine prima di parlare dei due episodi, parliamo un po' singolarmente dei calciatori, perché Perin non ha avuto praticamente nulla da fare. Mi è piaciuta la retroguardia della Juventus. Perin non ha avuto nulla da fare, più che altro perché il Verona non ha mai calciato verso lo specchio della porta, quasi mai ha preso lo specchio, ma quante volte però ha calciato verso la porta. Quindi Perin, è vero, non ha dovuto compiere interventi particolari come contro la Fiorentina, però tante volte il Verona ha transitato dalle sue parti. La difesa mi è piaciuta, nel senso, c'è poco da dire su quello che è stata comunque la fase difensiva della Juventus. Siamo stati bravi, sì, abbiamo concesso delle occasioni, anche perché comunque il centrocampo non ha accompagnato. Infatti secondo me uno delle noti dolenti della Juventus è il centrocampo, nel senso, sì, Fagioli ha fatto delle buone cose, ma difensivamente parlando ha lasciato molto molto a desiderare. Male anche Locatelli, male per certi versi anche Rabiot, perché io ho letto comunque delle valutazioni super positive per Rabiot, ma io non è che sono più di tanto d'accordo. Quindi
quando abbiamo sofferto così tanto difensivamente parlando è perché comunque il centrocampo ha lasciato molto a desiderare, è il reparto che ha giocato peggio, il centrocampo. Quadrado ancora una volta in grandissima difficoltà, Allegri ha anche detto che meriterebbe comunque di fare qualche partita out perché veramente fisicamente non ne ha più, e io a questo punto intervengo e dico: caro Max, ma perché non vai a pescare qualche altro giovane dalla primavera? Perché non ti inventi qualcosa? Perché non metti in campo Tommaso Barbieri, che è un ragazzo dell'Under 23 veramente molto molto interessante, lo abbiamo visto ad esempio contro il Paris Saint-Germain. Poi dall'altro lato Kostic è evanescente, ragazzi, il cugino forse di quello visto contro l'Inter, che è stato straripante. Kostic è stato veramente, non so, in grandissima difficoltà, non ha quasi mai toccato un pallone. Pochi possessi anche per Arkadiusz Milik, che ha giocato bene quando doveva dare supporto all'attaccante, cioè quando lui faceva la seconda punta e davanti aveva qualcuno. Però ragazzi, anche Milik in grandissima, grandissima difficoltà. Ken, che stava per buttare al macero anche l'unica conclusione verso la porta che gli stava capitando. La rete di Ken è stata veramente molto fortunata. Lui è stato bravo nel movimento. Ken è stato comunque servito bene da Rabiot. È stato bravo Milik, però tutto veramente molto molto occasionale. Per quanto riguarda i cambi, purtroppo dobbiamo segnalare il pessimo ingresso di Paredes e anche di Di Maria. Allegri ha confessato, ha detto che loro stanno pensando più al Mondiale che alla Juventus, quindi tendono a tirare meno la gamba nei mettere meno la gamba nei contrasti, e quindi c'è da capire, ha detto Allegri, c'è comunque da sì, dire vabbè, ci può stare. No, caro Max, non ci può stare. Cioè, la Juventus paga Paredes e Di Maria, loro devono entrare come Dio comanda, altrimenti è meglio non farle entrare proprio, altrimenti è meglio inserire ragazzi dell'Under 23. Quindi meglio inserire Barrene Cea, ad esempio, anche se non è stato convocato, meglio inserire Sule davanti piuttosto che questo Di Maria. Quindi ultima postilla, come ho detto prima, su gli episodi arbitrali. Regolamento alla mano, quello di Danilo non è calcio di rigore, quindi stop alle proteste, ai miei cari anti-juventini, quello di Danilo non è calcio di rigore, anche se devo essere onesto, in diretta ho pensato subito, ok, è rigore. Non conoscevo la regola per bene, quando Marelli di DAZN lo ha spiegato, l'ex arbitro Marelli lo ha spiegato in diretta live su DAZN, ho detto allora, va bene, non conoscevo bene la regola, pensavo che era calcio di rigore grande quanto una casa. Regolamento alla mano, quello non è calcio di rigore, quindi bene, bene in questo caso il VAR, siamo stati fortunati con il VAR questa volta, a dispetto di quello che abbiamo fatto all'Allianz Stadium contro la Salernitana. E poi quello di Bonucci in diretta mi sembrava calcio di rigore nel contrasto con Thomas Henry. Sembrava calcio di rigore, ragazzi, perché nel contrasto sembrava quantomeno gamba tesa di Bonucci, quindi quantomeno punizione indiretta. Ho detto, cavolo, calcio di rigore, ci sta effettivamente. Rivedendolo al replay, meno male, siamo stati fortunati. O fortunati o bravo Bonucci, o entrambe le cose. Meno male che Bonucci è arrivato prima dell'attaccante del Verona, è riuscito ad anticiparlo, poi lui ha preso il calcio, quindi effettivamente e punizione per la Juve, quindi siamo stati fortunati con il VAR. L'arbitro non aveva segnato in diretta il rigore di Danilo, quindi applausi, perché vuol dire che lui live si è accorto di questo episodio, l'ha valutato alla stragrande e ha capito comunque che tipo di regolamento andava appunto a toccare quell'episodio, quindi applausi all'arbitro. E poi era molto difficile valutare il fatto di Bonucci, lì è stato bravo il VAR che ha valutato per bene l'episodio e ha visto come Bonucci abbia anticipato l'attaccante, quindi tutto è stato fatto nel modo più giusto. Quindi Alessandro anche in conclusione meritava il cartellino rosso, fallo plateale da ultimo uomo, lì veramente Alessandro mi ha fatto arrabbiare perché Allegri lo premierà, come ha detto lui nelle dichiarazioni, cosa sbagliatissima. Ma io veramente lo multerei, perché non è tanto l'episodio da cartellino rosso, in quanto comunque lui in quel momento doveva fermare con le cattive l'avversario. La cosa che mi ha fatto arrabbiare è il fatto che tu eri completamente fuori posizione. Sei appena entrato e hai sbagliato la posizione, hai sbagliato l'intervento in quella maniera. Quindi è quello, secondo me, il momento in cui dovrebbe scattare, ecco, il rimprovero nei confronti di Alessandro. Cioè dire, cavolo, sei entrato
malissimo. Come fai a sbagliare da fresco appena entrato l'intervento in quella maniera, la posizione in quella maniera? Poi dopo doveva per forza stendere l'avversario, giustissimo il cartellino rosso diretto, fra l'altro, giustissimo, perché è chiaro occasione da gol. Però ragazzi, Alessandro non può entrare in quella maniera, quindi veramente male, male, male. Unico aspetto positivo, ragazzi, sono i tre punti. Prestazione orrenda e speriamo di vedere contro la Lazio di Sarri, che è una squadra che sa giocare bene a calcio, speriamo di vedere una Juventus completamente differente. Ragazzi, questo era il mio commento su Verona-Juventus 0-1, rete di Ken. Adesso però ragazzi tocca a voi. Ditemi le vostre nei commenti, mettete like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Aversa. Ciao a tutti, raga.